divenuta grande città nell'ultimo secolo, Singapore con le sue arterie ha previsto il traffico moderno. Quando si è lontani anche la sagoma di una macchina italiana apre il cuore, come incontrare un amico. E sono incontri che qui succedono spesso. Italiano è il signor Nolli, scultore e costruttore. Le fotografie del suo album si ritrovano davvero per le vie del centro. E sono la facciata e la cupola del Palazzo di Giustizia, il municipio col suo così italico allineamento di colonne. Il solenne Palazzo delle Poste che rassicura chi gli affida la propria corrispondenza. Incrocio di traffici marittimi, Singapore è cosmopolita. Ma i cinesi formano circa l'80% della popolazione. Il loro quartiere costituisce una riserva di esotico e di pittoresco. I ragazzi per le strade sembrano far scena, ma fuggono alla vista dell'obiettivo. Il fiume è come una diramazione interna e minore del porto. Le sampan cinesi smistano opulente derrate. Lo stretto di Johor tra l'Indiano e il Pacifico separa l'isola di Singapore dalla penisola di Malacca. Per quest'arco si giunge ad uno dei palazzi del sultano Ibrahim, che l'ha ora ceduto al governatore inglese MacDonald. Egli racconta a Lualdi come Ibrahim viva attualmente in Johore e come 77enne sia stato allietato dalla nascita di una figlia. Il signor Hav Par, il più ricco miliardario d'Asia, sta facendo costruire una villa che ospiterà nel parco un museo e un repertorio della religione e delle leggende d'Oriente. Lungo i viali si passa come ipnotizzati dalle statue. Il magnetico sorriso del Buddha, la grinta di un gorilla paurosa come una maschera tragica, estasi nirvaniche di donne in preghiera. Presso la piscina si stende un acquario pietrificato dove nuotano le sirene e dove certe stravaganze dei nostri pittori d'avanguardia troverebbero modelli davvero ispiranti. Il giardino è aperto al pubblico. L'occhio trova riposo sul mare e sui palmizi.